rappresentano uno iato che appare incolmabile tra i cittadini e lo Stato. E siccome appartenendo in modo indefettibile all'area culturale del centrodestra, ritengo che tutta la nostra azione debba essere ricostruita sulla necessità di ridare allo Stato quell'autorevolezza e quel rispetto da parte dei cittadini, dico, e lo dico a malincuore, onorevole Presidente, che in questa occasione quel tempismo, magari un po' furbo, certo, amico Brunetta, dovrebbe concludere. Che, concludo, Presidente, che il Governo ha manifestato in questo caso, rappresenta ai nostri occhi, agli occhi di chi ha pesantemente e fortemente impegnato la propria attività nell'ambito del centrodestra, l'ennesimo segnale di quanto poco coraggio abbiamo avuto noi quando l'opportunità di governare l'abbiamo avuta noi. Quindi voterò a favore di questo provvedimento. Corsaro. Grazie, Presidente. Onorevole Duranti, a titolo personale. Onorevole Durante, è la prima che interviene il suo gruppo. Prego, onorevole Durante. Grazie, signora Presidente. No, io intervengo, devo dire, sono stata tirata per i capelli dall'intervento del capogruppo di Forza Italia, il collega Brunetta. Vede, signora Presidente, abbiamo provato a dirlo in tutti i modi, sia nelle commissioni di merito, sia in aula questa mattina, quanto siamo contrari a questo decreto d'urgenza. Abbiamo spiegato, e lo abbiamo spiegato anche a chi è fuori da quest'Aula, perché è sbagliato e perché questo decreto, secondo noi, attacca i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Vi abbiamo chiesto di ritirarlo, l'abbiamo fatto con un emendamento e continueremo a farlo con una battaglia qui dentro e fuori da qui. E però lo dico così, non è possibile che il collega Brunetta si permetta di offendere così l'intelligenza dei lavoratori e delle lavoratrici di questo Paese. Allora, intanto penso che sia inaccettabile che lui abbia approfittato di un intervento per attaccare, in cui ha attaccato il Governo e il partito di maggioranza, io dico giustamente, e ha approfittato di questo intervento per attaccare le organizzazioni sindacali. Voglio ricordare all'onorevole Brunetta, per suo tramite, signora Presidente, che le organizzazioni sindacali in questo Paese non sono organizzazioni corporative, persino, non solo CGIL e CISL e UIL, ma persino i sindacati di base sono organizzati in confederazioni nazionali. Allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando invece di una cosa seria, gravissima, che ha colpito il mondo del pubblico impiego in questi anni. Stiamo parlando della riforma che portava il nome del collega Brunetta, una riforma che ha determinato arretramento retributivo, arretramento dei diritti dei lavoratori, che ha bloccato la vacanza contrattuale. Voglio ricordare all'onorevole Brunetta, sempre per tramite suo, signora Presidente, che lui era dentro il governo che ha bloccato il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti. Lo ha fatto anche il governo Letta e il governo Renzi, e però questo non gli può consentire di far finta di non esserci stato in questi anni e di far finta che invece i lavoratori e le lavoratrici non abbiano perso diritti importanti in questi anni proprio a causa delle sue riforme e del suo governo. Grazie. Grazie. Scritta a parlare a titolo personale la deputata Santanchè. Grazie Presidente. Io credo che il mio Presidente, il Presidente Brunetta, abbia fatto bene a dire che il decreto non è lo strumento migliore. Però io credo altresì che questo Paese non abbia tanto bisogno della forma quanto abbia bisogno della sostanza. Io sono convintamente all'opposizione di questo Governo, ma prima di tutto sono italiana. E vedere nel mondo le immagini dei turisti che fanno e che facevano la coda davanti ai nostri siti più importanti è un'immagine che non voglio più vedere. Credo che il fatto di elevare i beni culturali come i trasporti, dove, fermo restando che lo sciopero è assolutamente un diritto sacrosanto, ma ritengo estremamente giusto regolamentare il diritto allo sciopero, ed è per questo che io voterò a favore di questo provvedimento. Grazie. Grazie. A titolo personale il deputato Bianconi, prego.